Inizieremo appunto con il video tutorial in merito alle reti LAN peer-to-peer, considerando appunto un numero di file video audio diciamo diciamo superiore all'1, quindi vuol dire più video audio in merito alla creazione di una LAN peer-to-peer, semplicemente perché appunto il primo video sarà sicuramente girato su un desktop della macchina numero 1 e poi ovviamente un secondo video, almeno per certezza, si dovrà girare invece sulla seconda macchina da collegare in rete e quindi sulla macchina, sul desktop della seconda macchina. Pertanto, dopo aver impostato quindi un discorso di rete LAN dal punto di vista fisico, ovviamente avere un router con quattro porte, con quattro porte ovviamente diciamo Ethernet, dalle quali appunto far partire almeno due cavi Ethernet, di cui uno collegato alla prima macchina e uno collegato alla seconda, si inizierà principalmente ad, diciamo, configurare un modem che non sia quello della casa costruttrice, semplicemente dal percorso così indicato. Dopo averlo collegato e acceso, qualsiasi modem, diciamo che non sia di quelli in dotazione del provider, appunto verrà ricercato da una pagina browser nella quale sarà appunto indicato l'indirizzo IP del modem appunto posto collegato all'Ethernet e alla linea ADSL. Quindi normalmente noi insomma colleghiamo il modem nella maniera più opportuna, collegando appunto al modem e quindi alle due porte LAN posteriori almeno due computer, che saranno appunto i computer che avranno una condivisione in comune nella quale appunto potranno diciamo inserire dei file eventualmente che verranno visti da entrambe le macchine. Pertanto iniziamo prima con la configurazione del modem che sarà fatta in questa maniera, scrutando quindi al di sotto del modem stesso un'etichetta nella quale sarà indicato un nome utente, una password e anche un indirizzo IP di default che appunto verrà segnato automaticamente nel momento in cui il modem viene collegato correttamente alla linea DSL ai computer. Nel mio caso si tratta di un TP-Link con trasmissione dati Wi-Fi a 150 bit, pertanto insomma il procedimento è questo. L'indirizzo IP citato nel mio TP-Link è 192.168.1.1. Ovviamente digitando questo indirizzo testualmente in qualsiasi pagina del browser, in una qualsiasi pagina del browser, avremo appunto la possibilità di entrare nel router e quindi di configurarlo. Fatto ciò, quindi andiamo a digitare appunto l'indirizzo sulla barra URL della pagina di qualsiasi browser e quindi ci verrà chiesta l'autenticazione con i dati appunto del modem, quindi i dati di autenticazione e citati nell'etichetta che, si ricordo, è posta sotto ogni modem appiccicata, insomma, attaccata alla carcassa del modem stesso. Nel mio caso le password sono queste, quindi invio, entriamo nella configurazione del modem. Come prima cosa, ovviamente ci verrà chiesto, apparirà una videata tipo questa, insomma, quindi avviare il Quick Start e il Wizard, avanti, avanti perché il fuso orario è quello di default di Roma a Berlino, quindi avanti ancora con le impostazioni di default e soltanto questa finestra andremo ad inserire i dati di autenticazione del provider, che sono ricercabili in internet con una ricerca appunto simile a questa, insomma ricercare i dati di autenticazione del provider di ogni modem. Se
Nel mio caso, in questa videata dovrà essere inserito Alice ADSL come utente e Alice ADSL come password per poter appunto inizializzare l'utilizzo del modem. E nel caso in cui avessimo provider, per esempio come Windinfostrada, in questa finestra appunto dovremmo ricercare i dati di autenticazione del provider per la connessione ad internet relativo al fornitore di servizi Windinfostrada. Nel caso appunto di Telecom Italia, i dati di autenticazione sono Alice ADSL e Alice ADSL. Ovviamente questi dati, ripeto, sono differenti per ogni compagnia telefonica che procura il servizio. Pertanto, appunto, andremo ad semplicemente avanzare la configurazione. E quindi a dare più volte l'invio sino a che, insomma, il router mi dia la conferma che le modifiche sono state salvate. Quindi chiudiamo, passiamo alla configurazione interfaccia del modem, dove avremo tre voci: internet, LAN e wireless. Nella voce internet andremo quindi ad praticamente lasciare le cose così come stanno. Quindi potremmo assegnare al modem un indirizzo IP statico o dinamico. Nel nostro caso lasciamo di default. Nella scheda LAN andremo a capire quali sono i computer collegati al nostro modem. Vediamo che ci sono una serie di macchine a cui è segnato dinamicamente un IP, a cui è assegnato anche un Mac, indirizzo Mac, che sarebbe praticamente utile per inibire o diciamo concedere l'utilizzo del modem a computer che si ritrovano a tali indirizzi Mac. Ogni dispositivo di rete ha appunto un indirizzo Mac univoco, come in questa forma. Semplicemente che potrà essere inibito oppure autorizzato ad utilizzare il modem stesso. In questo caso tutte le macchine si possiedono un indirizzo IP, quindi un indirizzo MAC, e tutte abilitate. E poi ovviamente da questa scheda LAN potremo anche impostare un discorso di indirizzo IP dinamico o statico per le macchine. In questo caso l'indirizzo IP del router, del modem router, diventerà, diciamo, assegnerà degli indirizzi dinamici soltanto dall'indirizzo 101 in poi fino a 255. Dall'indirizzo 192 168 11 sino a 192 168 1 100, gli indirizzi potranno essere assegnati in maniera statica. Quindi di default, ovviamente, non abbiamo cambiato nessun valore. In wireless la cosa, diciamo, più facile nella gestione è poter impostare una chiave di, diciamo, di rete per quanto riguarda il wifi. In questo caso abbiamo impostato una chiave password molto più complessa, diciamo l'ultima voce dell'utentina, quindi molto sicura. E ovviamente contestualmente ci esce poi un'altra piccola scheda per poter inserire, diciamo, una password alla rete wifi. Quindi inserendo, abilitando una chiave una chiave crittografata, andremo poi ad inserire una password per la rete wifi. Quindi in questo caso salviamo la scheda. Abbiamo inserito grazioso 2009 come password. Nel momento in cui qualche, diciamo, dispositivo, qualche computer si collega al nostro router modem in modalità wifi, dovrà appunto avere sia, diciamo, disponibile la rete che si chiama la rete disponibile
tra le tante reti disponibili e quindi quella con lo segnale maggiore, e poi ovviamente la chiave di rete dovrà inserire la password che è stata impostata nel modem router, quindi grazioso 2009. Quindi in impostazioni avanzate andremo semplicemente ad utilizzare la scheda NAT per poter aprire delle porte, e possiamo dire che se all'indirizzo, diciamo, di questo computer è assegnato un indirizzo statico di 192.168.1.1.2, a questa porta possiamo, a questo, diciamo, indirizzo possiamo aprire una determinata porta o TCP oppure UDP. Semplicemente per aprire le porte di un dispositivo che appunto possiede un indirizzo IP statico all'interno di una rete LAN, dovremmo specificare qui l'indirizzo del dispositivo, quindi selezionare la modalità della porta da utilizzare, quindi TCP per esempio, e qui andremo ad indicare il range delle porte. Supponiamo di voler aprire la porta 1505, andremo a specificare un range all'interno del quale il valore 1505 è compreso, quindi 1500-1510 con relativa alla porta 162.168.1.2 in modalità TCP, andremo a salvare, diciamo, questa nuova regola che andrà a sostituire quella già esistente. Se vogliamo aggiungere delle altre regole, andremo semplicemente a numerare le altre regole, quindi a definirle da questi piccoli campi di inserimento. Quindi nel nostro caso abbiamo aperto regola 1, protocollo TCP, porta iniziale 1500, porta finale 1510, quindi avremmo aperto tutte le porte dal 1500 sino al 1510 dell'indirizzo IP del dispositivo 192.168.1.2. Quindi salviamo. Quindi salviamo, diciamo, la scheda, e poi ovviamente possiamo chiudere la pagina del browser avendolo configurato in questa maniera. Quindi abbiamo semplicemente inizializzato l'utilizzo del modem con la procedura Quick Start, quindi impostato una chiave di rete per il collegamento Wi-Fi e aperto una porta 1505 compresa tra i valori 1500-1510 dell'indirizzo IP 192.168.1.2. Quindi ovviamente poi insomma la prima cosa da fare per una rete LAN è quella appunto di crearsi la configurazione del modem. Poi passeremo quindi alla creazione sulla macchina 1 di una rete LAN peer-to-peer di un gruppo di lavoro, che sarà il medesimo che da creare anche sulla macchina numero 2. Pertanto ci risentiamo al secondo file audio-video.